un affetto, un abbraccio a tutte le persone che ci seguono dalle case di cura, dagli ospedali, dalle case degli anziani. Tutti quanti vi saluto e vi mando un grandissimo abbraccio, specialmente a quei ragazzi che sono colpiti, veramente danneggiati. Poveri ragazzi, mi dispiace moltissimo, il percorso purtroppo, questo è il mondo e non si può fare niente, non c'è, c'è solo cinicità, c'è gente che pensa solamente al proprio orto e basta, non vi illudete, il mondo è questo, non vi potete illudere, non ci sta salvezza se non pregare, pregare, credere in qualcosa che non lo so se ci volete credere, se non fate come ritenete opportuno. Certi momenti sono durissimi, però nessuno fa niente. Quindi è chiaro come concetto, non vado oltre perché se ne potrebbero dire tanti, però ricordatevi, siete solo dei grandissimi sozzoni, perché vorrei capire, un uomo, un deputato, domanda, faccio una domanda a te che sei giovane, io ce l'ho nel cuore, dicevo, ma 8.000 euro, 9.000 euro al mese, 10.000 euro al mese, dava stesse per campare, per Basterebbero. farlo deputato. Guarda, a me me ne basterebbe anche un No, terzo per ma campo. io ti Vabbè, sto sinceramente. cercando di far... A che serve Sì. accumulare tutto questo vile Lo so. denaro? Se la vita eterna non ve la potete comprare. Comunque fate quello che vi pare, fate quello che vi... Cioè il mondo non si può aggiustare. Voglio dirti che tu, gente che non può, che 50 euro se potesse fare la visita. No, non va bene. Cioè io non riesco a capire questa cifra da chi è decisa. Da lui giù per venire, per avere un consulto da me mi darà 500 Vabbè, è il euro. mercato, sono le associazioni. Poi loro Prego? direbbero, come Non ho dici tu capito, nel scusa. caso di questa trasmissione, Sì, a chi sì. non piace quello che diciamo, direbbero se non ti piace cagni e canale, cioè vai da un altro che ti fa pagare meno. Sì, però certe Quindi, volte la gente, io cerco, non riesco a capire, io lo so, siccome ma penso sempre in modo umanitario, caro lo Sergio, so. né me fa le curve dei cappelli, capite, che mi tenisce dalla curva. I sacci mi hanno detto certe persone che non potevano raggiungere per una periodo, 500 euro una visita, 500. Un altro signore da Milano, 200 euro, ta-ta. Cioè, la mia domanda è una, ma voi non avete fatto i dottori perché seguivate una fede, uno spirito, capito, di umanitario e vi discorrente? Ma che tutti questi soldi, domani, che cazzi ci facete? Beh, saranno anche Ma fatti non loro. lo metto in dubbio, ma io vorrei far capire alla gente, e se ci riuscisse a questi, a cosa serve accumulare tutto questo denaro? Ci hanno oltre i 70 anni, non buone magnanze, se buone fare una scopata e guadagna appena tutti questi soldi. Io ti sto dicendo, certo, vorrei capire questi soggetti. Comunque, andiamo avanti. Il mondo è questo. Non sperate niente. Non sperate la politica, non sperate niente, signori miei. Purtroppo il mondo è troppo, troppo cattivo.